Allora, ragazzi, ho appena sentito il regista, è a pochissimi minuti da qui, quindi dovrebbe arrivare a breve. Allora, intanto vi do qualche notizia, qualche informazione. Abbiamo appunto appena visto il regionale Gleb Papù. Vi dico intanto che tipo di riconoscimenti ha ricevuto il film, così impegniamo qualche minuto nell'attesa appunto che arrivino i protagonisti. Allora, ha preso il premio per miglior film esordiente a Locarno, al Festival di Locarno, che è molto importante. Poi il premio CICAE ad Annecy, che è il festival del cinema italiano che si fa in Francia. E poi è stato candidato per miglior regista esordiente ai Nastri d'Argento. Bene, chi ci abbiamo qui? Sono Giuseppe Brigante. Oh, perfetto, benissimo. Ciao. Evviva. Allora, cominciamo con man mano che arrivano, perché diciamo in effetti ho appena sentito Gleb che sta arrivando. Ha detto 6 minuti di tram. E 6 minuti di tram, vabbè. Allora, cominciamo con le presentazioni, naturalmente, dei nostri graditissimi ospiti. Allora, Giuseppe Brigante è co-sceneggiatore di questo film insieme naturalmente al regista, ha un curriculum di 14 film da sceneggiatore, 7 da produttore e ben 3 da regista. Vabbè, è regista, sempre film sono, no? Per cui Internet Movie Database in genere non mente, quindi dice questo. No, detta così, ho detto, ma dovrei avere un... Si è laureato in lettere alla Sapienza nel 2014 e quindi sceneggiatore, ha preso il diploma di sceneggiatore al Centro Sperimentale. Bene, ha già lavorato, diciamo, con il regista al corto che ha preceduto questo film, che in effetti si chiamava sempre Il Legionario, sempre con la stessa squadra, con lo stesso attore protagonista, e poi evidentemente ha avuto talmente impatto e successo che è stato esploso in questo lungometraggio che abbiamo appena visto. Germano dovrebbe pure arrivare, l'attore protagonista, speriamo che arrivi presto, perché se no non li teniamo a freno, ovviamente. Allora, io guadagnerei, diciamo, tempo con la presentazione anche del regista, tanto lui non se ne avrà male visto che si conosce, diciamo, e quindi non ha bisogno evidentemente di sentire di nuovo il suo curriculum. Allora, potresti, è un po' più difficile, però Gleb... no, che Germano potresti fare, non c'è problema, spegniamo una luce, poi d'altra parte gliel'hanno detto nel film che lo vedevano pallido, quindi va benissimo. Chi l'ha inventata sta battuta? In realtà a me è una battuta mia, ogni tanto mi uccidi su Ciobar. Ciobar nello specifico è una battuta mia che c'era già nel cortometraggio. No, quella che ti dice il collega che c'hai oggi, te vedo pallido, pallido, l'hai inventata, esatto, tu. E quello è il momento in cui la prima volta mi hai chiamato Ciobar. Sì, quindi è tua questa. Sì, però in realtà poi è sempre... È sempre un lavoro di chicca. Sì. Dunque, allora stavo dicendo, Gleb Papù è nato nel 91 in Bielorussia, però vive in Italia dal 2003, insomma da 20 anni vive in Italia, si può dire che è assolutamente italiano. Nel 2013 il suo primo lungometraggio, La Foresta Rossa, viene selezionato allo Short Film Corner di Cannes e vince il primo premio al Festival Nazionale Roma Film Corto, che voi non conoscete, ma è un festival molto importante, diretto da Roberto Petrocchi, che è un regista di lungo corso e che è un membro della giuria di questo festival, molto amico del Cinecircolo, e quindi ci fa molto piacere appunto che si sia in qualche modo si sia affermato con quel festival, che è gemellato con questo festival, Roma Film Corto. Con lo stesso cortometraggio supera le selezioni al corso di regia al Centro Sperimentale di Scenografia, dove si diplomerà in regia nel 2016. Poi si laurea al DAMS, all'Università degli Studi di Roma 3, nel 2014. Durante gli studi al Centro Sperimentale
realizza diversi cortometraggi e documentari, per cui fra l'altro con questa lunga collaborazione con appunto il cosceneggiatore che Giuseppe Briante, che è qui, che poi dovrebbe venire anche l'altro cosceneggiatore, non so se forse verrà stasera. Ah, forse verrà stasera, vabbè, allora saltiamo la presentazione. Invece l'attore protagonista Germano Gentile, che non è alla sua prima interpretazione, tutt'altro, è che ha fatto ben 16 film da attore, naturalmente tra lungometraggi e cortometraggi, ha partecipato ad Avorio Nero Corto, poi Il Legionario, poi Olivia nel 2021, Rocco Schiavone nel 2018, un episodio, poi nel 91 nel 2018, poi ha fatto ancora Street Fighting, che è un corto del 2018, poi The Legionnaire, il corto del 2017, Il Contagio nel 2017, Ambar Adam, un corto del 2017, Radice di 9 2016, bello sto Radice di 9, non so perché, non capisco proprio, magari forse entrò in tre, era banale, hai ragione, sì. Switch Demons Film per la TV nel 2014, Il Terzo Tempo nel 2013, probabilmente non l'avete visto, ma è stato il film di esordio di Enrico Maria Artale, che noi appunto abbiamo tenuto a battesimo. Il Terzo Tempo, sapete che è quello del rugby, no? Perché si dice che il rugby ha due tempi, e il terzo è che tutti quanti poi vanno a mangiare insieme dopo la partita, quindi quelli che si sono picchiati duramente sul campo, però sapete che è lo sport più veramente più sportivo, più gentile che c'è. Alla fine, quando escono dal campo, si abbracciano e vanno a fare una grande mangiata, e questo è Il Terzo Tempo. Tra l'altro Artale ha appena fatto la sua opera seconda, che è presentata a Venezia, quindi diciamo è una persona che ricordiamo con molto piacere. Poi In Fila per Due, un corto del 2012, Il Respiro dell'Arco Corto del 2011, Nessuno Mi Può Giudicare del 2011, e In Terra Pax del 2010, che è di Botrugno e Coluccino, sono due autori molto autoriali del nostro cinema, che pure noi abbiamo avuto al Premio Cinema Giovane, quindi vedete che le cose tornano continuamente. Bene, allora, in attesa che il tram ci porti il regista, però fortunatamente abbiamo lo sceneggiatore, gli chiediamo un po' come è nato il progetto. Certamente è stato sviluppato dal corto, però dato che tu sei stato anche, diciamo, hai lavorato anche per il corto, ci puoi dire proprio la genesi, cioè come è nata l'idea, il progetto, anche perché abbiamo visto in questo film una straordinaria aderenza alla realtà. Cioè, questo film non ci sembra mai falso, non ci sembra mai recitato, inventato, tutto è estremamente vero. E questa verosimiglianza si acquisisce solo con una grande conoscenza dei fatti. Quindi, a proposito dei mestieri del cinema, di cui parliamo sempre con i ragazzi, noi questi ragazzi vengono da un corso di PCTO di avvio alla professione della professione di critico cinematografico, che noi abbiamo tenuto durante tutto l'arco scolastico passato, e concludiamo con la partecipazione al festival proprio questo corso. E quindi la grande conoscenza è bisogna averci vissuto. Quindi mi pare di ricordare che Gleb è stato un occupante, no? Non è mai stato, però conosce bene, no? Abbiamo conosciuto, in realtà poi ha scelto prima di fare il film proprio per conoscerla, per raccontarla meglio, di passare alcuni giorni e dormire in una casa occupata. Non ha mai occupato. Ah, non ha mai occupato, però conosce bene la situazione. In realtà sì, un po' la conoscevamo per sentito dire, poi vivendo a Roma, proprio un po' sotto gli occhi. E già in fase di scrittura del cortometraggio abbiamo iniziato un po' a indagare. È iniziata strana la nostra indagine, perché in realtà di fronte al centro sperimentale della scuola che abbiamo frequentato c'era un palazzo occupato. Ha detto, come, visto che non è che nessuno di noi è un giornalista investigativo, ha detto, come si fa adesso a capire che succede là dentro, visto che stanno chiusi? Bussiamo. Dove fatti il centro sperimentale insieme a Gleb? Esatto, sì. Ah, ecco, beh, quindi abbiamo fatto tutti i corti prima dei vari anni, poi abbiamo fatto il diploma insieme, e c'era bisogno però di conoscere i fatti. In realtà il primo giorno
l'indagine sul campo, conosciamo questo occupante di questo palazzo occupato, mi diceva, tu c'hai il motorino? Sì, ma accompagni a fare un servizio e poi ti dico tutto quello che... tu mi racconti che succede dopo un passaggio. Facciamo sto giro strano passando da Tor Bella Monaca e io credo che ho iniziato a scrivere Giaro iniziando aiutando un occupante a spacciare della droga. credo che i servizi che lo accompagnano a fare fossero una roba del genere. Poi in realtà abbiamo avuto la fortuna, a parte gli scherzi, di conoscere l'occupazione quella di Santa Croce in Gerusalemme, dove è anche ambientato il film, che ha tutt'altro modo di accogliere anche lì. In realtà loro credono molto che raccontare la loro esperienza serva anche un po' a evitare che vengano demonizzate le occupazioni, quindi hanno proprio interesse, hanno proprio un'esigenza di raccontarsi. E quindi in realtà, conoscendo quell'occupazione, è stato molto più semplice. È un'occupazione che ospita anche lo Spin Time, che ospita anche una rivista curata da alcuni ragazzi che è Scomodo, e quindi è un'occupazione un po' più aperta, e quindi quello ci ha permesso di conoscere meglio come funzionano. Sono anche molto più ligi a delle regole, perché come dire, c'è un'associazione, quindi c'hanno proprio delle regole che sono quasi più rigide della caserma, e questa è una cosa che quando l'abbiamo scoperta ci è sembrata molto efficace per il nostro racconto, perché uno, come dire, al primo impatto immagina che una casa occupata sia festa tutti i giorni, invece sono registrati che proprio perché vivono nell'illegalità hanno bisogno di far rispettare di più certe regole, e quindi in un contesto come quello di Santa Croce in Gerusalemme, che è molto più controllato, non mi sarebbe capitato di finire a Tor Bella Monaca col motorino. Ma questa occupazione è ancora in atto? Questa è dal 2011 ed è ancora in atto. E ogni tanto entra nella lista dei 10 stabili che la questura di Roma mette nella priorità per gli sgomberi, ma riescono a resistere, proprio perché sono diventati anche un punto di riferimento culturale del certo. E quanta gente ospita? E quello che raccontiamo sono 150 famiglie, quindi sono... Avete girato lì? Siamo riusciti anche a girare lì. Poi sostanzialmente quello che succede è che uno che nascono anche delle amicizie, quindi come dire, abbiamo girato lì, ma un cortometraggio che abbiamo realizzato senza budget tra di noi, abbiamo fatto lì il nostro ufficetto, quindi in realtà ci hanno accolto molto bene. Vieni se vuoi dire qualcosa. Allora, volevo chiederti una cosa, siccome il nostro prossimo progetto e anche contro la dispersione scolastica. Allora, volevo sapere, ma prima, cioè quando ti sei iscritto all'università oppure quando eri al liceo come loro, ecco, già avevi in mente di fare una formazione che poi ti avrebbe portato a questo? Oppure hai cambiato ruolo? In realtà questa situazione qua io la sento molto familiare. Avvicinati un po' di più perché sennò esci dall'obiettivo. Questa situazione qua la sento molto familiare perché in realtà io vengo da un piccolo paese della Basilicata, la Conica, quando io avevo 17 anni, okay. Esisteva, non so se esiste ancora come funziona, ma il premio David Giovani, cioè pensavano delle giurie, ecco, commissione. Finalmente abbiamo il regista, Clef, evviva! Capitavano questi, c'era l'occasione anche di incontrare autori, registi, di vedere il film con loro, e lì ho iniziato a maturare l'idea che tutto sommato mi piaceva. Quindi era in una situazione tipo questa. E poi ti sei iscritto a lettere per... Poi ero, diciamo così, un predestinato all'ingegneria, ho detto io già matematica ho 4, dove vado a fare l'ingegneria? Lettere, ah, ma perché vuoi perdere tempo? No, lettere perché vuoi farci il professore, già forse dire cinema era pericoloso. Prima ho fatto lettere moderne, poi durante la cena il professore fa, io il professore non lo farò mai, però per adesso, poi l'anno prossimo faccio il concorso e vado a insegnare, è vero? Allora, diciamo le città. Allora, questo è molto importante proprio per, scusate, questo è molto importante proprio per il discorso che noi volevamo fare, cioè il fatto di aver capito, di aver sbagliato tutto sommato l'indirizzo, ecco, lui voleva fare ingegneria, sì. Comunque studiate, arrivate alla maturità e poi fate delle scelte di formazione successiva
che possono essere utilissime per cambiare il vostro futuro. Scusate, e via, allora festeggiamo l'arrivo dei Club Apollo. E abbiamo già nella tua tesa, diciamo, ecco, abbiamo già dato dei cenni di presentazione del tuo curriculum, della tua storia, abbiamo parlato naturalmente anche quella dei co-sceneggiatori, forse sta entrando anche Germano, non lo so, vediamo. Beh, comunque intanto andiamo avanti. Allora, abbiamo fatto un po' di analisi della storia, intanto ti presento, i ragazzi sono dei ragazzi che hanno seguito un corso di PCTO, la ex alternanza scuola lavoro, di avvio alla professione del critico cinematografico. Hanno fatto con noi tutto l'anno scolastico passato e questo festival, la partecipazione al festival, è la conclusione, diciamo, del loro corso, nel senso che hanno fatto tutta una serie di abbiamo fatto delle lezioni frontali di apprendimento del linguaggio cinematografico, eccetera, poi abbiamo fatto dei laboratori di scrittura, di critica cinematografica, di analisi del testo filmico, abbiamo visto qualche film insieme, abbiamo incontrato qualche regista, però il clou è la preparazione alla partecipazione in matinée ai tre film in concorso di questo festival, e questo è il secondo. Ieri c'è stato settembre, domani ci sarà una femmina di Francesco Costabile. Quindi loro sono anche un po' preparati, speriamo, diciamo, anche a partecipare, a fare anche delle domande. Nel frattempo che tu arrivassi, abbiamo parlato un pochino della Genesi, però forse qualche cosa di un po' più personale a livello, diciamo, di, appunto, di ideazione, regia, perché insomma è chiaro, di reazione alla regia è tua, ci puoi raccontare e riassumere, poi magari diamo la parola a loro. Dai. Certo, grazie per l'invito, ovviamente, grazie per essere rimasti, scusate il ritardo. Non so cosa hai potuto anticipare tu, però vabbè, allora vabbè, ci vediamo alla prossima. No, diciamo che quest'idea. Io e Giuseppe ci siamo diplomati al Centro Sperimentale Io in Regia, lui in Sceneggiatura, e questo film è tratto dal nostro cortometraggio di diploma del triennio omonimo Il Legionario. E è tutto, diciamo, proprio l'ideazione, l'idea di base nasce da un'immagine di un poliziotto, di un celerino, anzi un poliziotto del reparto mobile, e nero, di pelle nera, che è interpretato da Germano Gentile, che lui penso dovrebbe arrivare. E quindi, cioè, noi siamo partiti, io, Giuseppe e il terzo coautore, siamo partiti da questa immagine e poi ci siamo chiesti come si può sviluppare questa immagine che ci è venuta in mente, e, anche perché il film, l'obiettivo del film, il film doveva essere in qualche modo un grimaldello per entrare nella contemporaneità italiana, entrare in un cambiamento che l'Italia sta vivendo, ma di cui in pochissimi parlano o semplicemente ignorano. E quindi io sono nato in Bielorussia, ma da quando ho 5 anni, diciamo, ho fatto da scuola tra Bielorussia e Italia, io ho qua fisso da 20 anni, quindi ho la doppia cittadinanza, e volevo rappresentare un po' come io vivo questo paese, come io lo interpreto, e quindi questo era il nostro, diciamo, obiettivo primario, raccontare qualcosa, un'Italia diversa dal punto di vista degli stereotipi, anche dal punto di vista cinematografico. Anche, diciamo, piccolo aneddoto, mentre lo presentavo in giro per il mondo, in Europa, non so se vi rendete conto, ma molti paesi sono rimasti agli anni 60, hanno interpretato un'idea dell'Italia degli anni 60, non dico pizza, spaghetto, mandolino, però siamo lì, cioè queste cose per loro è una roba che nessuno se la immaginava, che queste cose potessero accadere qui, ora, nel 2022, 2000, insomma,
In particolare quali paesi non si immaginavano che potessero? Ma paesi, che ne so, beh, Germania, non lo so, l'ho presentato in Argentina, l'ho presentato negli Stati Uniti. Cioè, e loro perché sono stati sorpresi? Cosa si aspettava? Ah no, perché diciamo che sono praticamente parlando, c'è quell'immagine dell'Italia degli anni 60, vacanze romane per dirvi, o insomma, degli anni 60 che film che sono entrati nella storia del cinema, ma sono rimasti, cioè sono passati anche 60 anni rispetto agli anni 60. Sì, anche quello, ma in generale, cioè in generale la... Per esempio l'ultimo film che vince l'Oscar racconta un'Italia che io non ho mai conosciuto, di salotti sui tetti di Roma, cioè, sì. E quindi loro ci hanno quelli là. Cioè. Ah. Sì. Quindi diciamo che io ho cercato di spiegare anche con Germano Gentile, che era sempre con me a presentare il film, che insomma qualcosa è cambiato, quindi questo di base. È vero. Bene, allora ragazzi, poi la parola a voi, diciamo, è un film che sicuramente non vi lascia, diciamo, in qualche modo indifferente, è un film che prende, che sicuramente avvince. Io ho rivisto con piacere il film con voi per capire quali erano state le vostre reazioni, le ho visto attenti, quindi evidentemente, diciamo, il film viene considerato probabilmente interessante. Allora, chi di voi vuole fare la prima, anche non domanda, anche solo considerazione, insomma, curiosità. Se non vi è piaciuto, se vi è piaciuto, siamo qua per questo. Anche perché sì, anche se diciamo vi è interessato o non vi è interessato. Sì, allora vai tu, vai, che così ti sollecito. E volevo chiedere due cose: uno, il perché del titolo, e due, se l'episodio del cardinale polacco che va a staccare i sigilli è un episodio vero o meno. Il limosiniere del Papa è tratto dalla realtà. Maggio 2019, in quello stesso palazzo, riattaccò la luce seguendo l'ordine direttamente da Papa Francesco, ecco. Sì, perché considerate che il palazzo occupato dove è stato girato il film esiste veramente, sta in via Esquilino, in via Santa Croce in Gerusalemme, all'incrocio con la via Statilia. Il titolo perché in qualche modo si fa riferimento all'impero romano, dove le legioni erano composte da soldati multietnici, cioè Roma per sé era un impero multietnico e quindi servivano, insomma, c'erano diverse etnie che servivano uno scopo comune. La storia è cambiata, però in qualche modo c'è un richiamo anche fisico alla legione romana. Però in questo contesto il protagonista è messo come un individuo, perché se fa parte del gruppo è una, diciamo, è un'unione di combattenti, ecco. Se opera da solo è un legionario solitario che deve affrontare da solo la sua battaglia. Cerallini, padre, no? Ecco, vai. Buongiorno, volevo fare innanzitutto i complimenti, un bellissimo film che tratta di temi molto ancora della quale magari si ha difficoltà ancora a capire molto. E hai una domanda da farle. Se lei dovesse rifare il film completamente da zero, adesso, in questo momento, come intenderebbe procedere? Poi una domanda complicata, magari. Sì, molto complicata. No, sicuramente, cioè... Sicuramente certe, dagli errori si impara, no? Rifarei l'idea, lascerei la stessa,
sicuramente cercherei di raccumulare più soldi per il bar, cercherei di mettere su un budget più consistente per riuscire a farlo, ma nel cinema i soldi non bastano mai, attorno a 900.000 euro, sì, attorno una roba poco sotto un milione. Il cuore, sicuramente il cuore lo lascerei lo stesso, altre cose magari rivedendole non mi convincono molto, però probabilmente vabbè, ma qualsiasi cosa quando uno la fa con il massimo delle proprie possibilità, dopo che l'ha fatta, ha accumulato quelle esperienze ed è chiaro che potendo tornare indietro certe robe le potresti gestire diversamente. Però sono molto più che soddisfatto del messaggio che il film vorrebbe dare, che secondo me è la cosa più importante di un'opera cinematografica, anche perché un film può costare 100 milioni, ma se non parla del nulla rimangono solo soldi buttati al vento. Tu? In realtà è molto... perché uno quando lo riguarda, lo rivede, ripensa. In realtà il film ha 9 stesure di sceneggiatura, quindi c'è una scrittura che è anche cambiata molto nel tempo. E quando lo rivedi, poi ci sono diversi gradi di autocorrezione, che dice ma quella volta non c'eravamo quella cosa, e se fosse stata, forse, ma no, in realtà però è giusto, e quindi è difficile dire di rispondere a questa domanda. Mentre risponderà forse uno dei rammarici un rammarico grosso, diciamo, immaginato di avere un vero e proprio doppio tono, cioè c'erano proprio delle scene che erano di commedia proprio pura, e che poi in montaggio funzionavano forse avrei gestito meglio quelle, forse sarebbero state salvate al montaggio, però quell'idea di avere un vero e proprio doppio tono, c'erano delle scene proprio di commedia pura. Alcune sono rimaste, altre no, e quindi forse se potessero rendere, mi concentrerei su gestire meglio quelle cose là, perché pur essendo scene di commedia mettevano a fuoco delle faccende di relazione sia all'interno della cella che all'interno della casa occupata, e quindi qualche cosa ce la siamo persa, perché poi al montaggio ti rendi conto che il doppio tono che sembrava geniale all'inizio non funzionava come avrebbe dovuto. Altre domande? Non è mai come tu lo immagini. Vai. Come è nata l'idea? Cioè, com'è nata l'idea del contrapporre il lavoro del protagonista con la famiglia che abitava l'occupazione? Cioè, com'è nato questo concetto? Noi ci siamo, quando c'è nata l'immagine del poliziotto, ci siamo chiesti qual è del reparto mobile, qual è il conflitto più grande che potrebbe vivere costui. La polizia del reparto mobile è molto spesso chiamata, soprattutto nelle grandi città, Torino, Milano, Roma, Napoli, Palermo, a fare Bologna, a sgomberare palazzi occupati. E ci siamo detti, abbiamo fatto un ragionamento nostro. Se lui dovesse essere chiamato a fare uno sgombro di un palazzo dove vive suo cugino all'inizio, vabbè, cugino, ok, se ci dovesse vivere suo fratello con la mamma, abbiamo iniziato a scriverlo nel 2018, siamo andati a girarlo nel 2020, e in questi 2 anni, non chiaramente ogni giorno, ci facevamo questa domanda: ma tu cosa fai, cioè, tra di noi, tu come gestiresti questa cosa? Io come la gestirei? E non è, cioè, qua la questione è che se tu rappresenti lo Stato legalmente quelle persone non possono stare in quel palazzo, ma se
l'ordine che arriva dallo Stato ti mette contro la tua morale, come ti comporteresti? Cioè, come gestiresti la situazione? E quando diciamo la compassione è più alta, è superiore all'ordine che ti viene imposto rispetto all'ordine giusto, tra virgolette, rispetto a quest'ordine che ti viene imposto appunto dallo Stato italiano, come faresti tu? Non c'è una risposta precisa, cioè magari poi se avete voglia ci ragionate pure voi, usciti da qui, se uno di voi dovesse gestire una situazione che gestisce Daniel. Però insomma la vita è fatta di scelte difficili, ecco. Poi la verità è che poi i film che ci piacciono sono quelli dove i protagonisti sono pieni di guai che gli sembrano irrisolvibili, e quindi avendo il personaggio del poliziotto nero, lo sforzo è stato ok. Il film che ci piacerebbe vedere, il personaggio c'ha qualcosa ha un conflitto esterno gigante che gli sembra irrisolvibile, e all'inizio è stato un finanziere, un metronotte, un vigile urbano, e poi abbiamo capito che il vero conflitto grosso suo ha a che fare con la famiglia acquisita, che è quella della polizia, e questi due mondi entrano in conflitto nella faccenda dell'occupazione abitativa. Ok, altre domande? Eccola. La mia domanda era riguardante il finale, cioè, perché personalmente suppongo sia un finale abbastanza aperto a continuazione. Volevo sapere se avevate in mente di mandare avanti la storia o qualcosa del genere. Ma se trovi un produttore che ci vuole dare un paio di milioncini di euro, ne riparliamo. No, non era. Non, il finale, non volevamo un finale. Non volevamo un finale buonista dove loro si abbracciano e vanno a fare l'aperitivo insieme come se non è successo nulla. Ma nemmeno, non volevamo nemmeno un finale tragico dove Patrick si butta dal settimo piano. Finale un po' macabro, no? Quindi volevamo un finale, diciamo, tragico, un drammone, ecco. Volevamo un finale da tragedia greca, dove tutti perdono, e infatti tutti hanno perso. Perché Daniel, il protagonista, seguendo il suo istinto, ha preso determinate scelte che lo hanno portato alla situazione che avete visto voi, che ha perso l'accelere e ha perso la sua famiglia. Metaforicamente parlando, e quindi di base questo, volevamo che il protagonista insomma avrebbe fatto qualcosa da portarlo a rimanere solo, da solo su quel tetto senza più nessuno. Bene, altre domande? Prima un ragazzo deve sapere, siccome ieri noi abbiamo visto quando parlavamo del film di ieri, che in realtà con le opere prime ci sono pochi soldi, quindi molte persone lavorano anche gratis, amici, eccetera. Ecco, un ragazzo voleva sapere prima quanto vi è costato, come avete fatto? Allora, su questo film nessuno ha lavorato gratis. Cioè, questo è un lavoro che su cui ci guadagniamo da vivere, io e Giuseppe, che ci fa portare il pane a casa. E l'unica scena dove abbiamo chiamato veramente degli amici, perché non ce la facevamo proprio col budget, la scena del concerto da Sabina Guzzanti. Dentro quella scena eravamo noi tre sceneggiatori, ciascuno ha chiamato 10 persone, amici, e sono venuti per 3-4 ore dalla scena. Insomma, hanno fatto il pubblico del concerto gratuitamente, a titolo gratuito. Però comunque il film
qualcuno è stata promessa una birra, non ha mai ricevuto. Sì, a qualcuno è stata promessa una birra, che, ma poi c'era il Covid, quindi tutto chiudeva alle 18, che birra ti puoi fare? Cioè, le aperitive non si potevano fare, quindi io l'ho proposta, ma non si poteva fare. E il rapporto con Sabina Guzzati e con il cantautore com'è andato? Cantautore è un amico di Giuseppe, e quindi no, è stato pagato, eppure a Sabina Guzzanti è stata pagata un gettone, è stato pagato un gettone. Sì. Quindi è in arrivo anche il terzo sceneggiatore, Emanuele Mocchi, questo ragazzo con l'asino sulla maglietta. Ciao a tutti. Allora, non l'avevamo fatto in attesa appunto per vedere se era vero che arrivasse. Il co-sceneggiatore Emanuele Mocchi, in Internet Movie Database, troviamo sempre 7 film da sceneggiatore, uno da regista e uno da musicista, uno da colonna sonora composto. Laurea in filologia moderna alla Sapienza, corso di sceneggiatore al centro sperimentale, forse l'avete fatto insieme tutti quanti, in parte immaginavo. Corso per scrittura seriale Rai Fiction Workshop di Netflix e Anika Serial Writers Room nel 2021, poi premio Solinas Experimenta Serie con il progetto Regina d'Italia. Bello questo Solinas che sperimenta, perché per la prima volta dà anche i soldi, mi pare, no? Per fare qualcosa che è interessante. Nel 2002 finalista di nuovo al premio Solinas alla bottega della sceneggiatura con il progetto Espin. Allora, hai lavorato anche tu al corto, poi successivamente, insomma, una squadra scolastica che si è ritrovata, ed è molto bello, quindi avete lavorato insieme, e poi appunto hai lavorato, come si lavora con questi signori, questi doschi figuri che sono accanto a te? Per chiederlo oggi è particolarmente giusto, perché fino a stanotte alle 2 abbiamo lavorato sul nuovo film, quindi siamo tutti un po' provati. La cosa più bella, diciamo, del lavoro, per me, la cosa più bella del lavoro nostro, insomma, è proprio il lavoro di gruppo, perché comunque in generale il cinema è un lavoro di gruppo, è una cosa che si fa insieme, quindi perlomeno a me è una cosa che, insomma, mi piace molto. E scrivere, ragionare insieme, stare lì, sarà un po' perché perlomeno noi siamo pigri, lui no, lui è molto atletico, però nel senso, pure stare lì, ragionare, eccetera, eccetera, insieme per giorni e notti, e anche scontrarsi ovviamente su certe cose, però comunque a riuscire alla fine ad arrivare a un lavoro compiuto, è bello. E poi, detto ciò, non è che stiamo sempre chiusi dentro una stanza. La cosa ancora più bella del lavoro nostro è che prima di cominciare a scrivere andiamo a conoscere, a parlare con la gente, a conoscere le storie delle persone che in qualche modo ci possono interessare per scrivere una storia. Quindi la cosa più bella è andare fuori e avere la scusa per suonare ai campanelli, insomma, anziché scappare, dire stiamo scrivendo un film, vorremmo parlare con lei per sentire cosa c'ha da dire, ecco, quindi nel senso farci mandare a quel paese anche. Sì. Ma fisicamente scrivete insieme, fate brainstorming, oppure scrivete dei pezzi ognuno, poi ve li scambiate, ci lavorate sopra, o entrambi? Rispondo sempre io, nel senso che adesso. Sì, cioè si comincia, principalmente si fa tutto insieme, nel senso che le fasi del lavoro prevedono che comunque prima di passare proprio alla scrittura della sceneggiatura si ragiona sulla storia, e quindi si fa, diciamo, una scaletta, la famosa scaletta con tutti i passaggi della storia, e quella si fa insieme per forza, perché sennò sarebbe un delirio se... Infatti stanotte abbiamo fatto le 2 proprio perché c'erano stati dei passaggi mancanti, perché c'eravamo frettissima di consegnare entro ieri, e quindi stavolta eravamo più nei guai, perché diciamo non avevamo fatto un lavoro di scalettatura rigido e preciso, e quindi è stato più, diciamo, improvvisativo, come, cioè un po' più jazz come cosa.
però sì, si fa tutto insieme e poi dopo magari si scrive separatamente e poi cioè, si scambia, si ragiona, si ragiona. Comunque, quanto tempo ci avete messo a scrivere questo secondo film allora? Ma l'idea è l'idea del corto nasce nel 2015, il corto è stato... Quindi questo è un corto, questo film che è stato scritto? No, no. Ah no, questo qua... Questo nuovo, no? Ah, questo nuovo, ah, ho capito. Nuovo che avete finito stanotte alle 2. Abbiamo finito, abbiamo iniziato, l'idea è nata nel 2021 e estate 2021 e proprio stamattina abbiamo consegnato la quarta stesura. Ma questa qui andrà, finché non si va sul set si può sempre, io, cioè il nostro modo superandi, finché non si va sul set, per noi il film di scrittura non è chiuso, perché finché si può migliorarlo, poi a un certo punto bisogna dire basta, perché altrimenti qualsiasi cosa artistica, bisogna anche avere una deadline, un tempo limite, perché se no uno impazzisce, può lavorare fino all'infinito e questo non va bene, diventa anche una cosa controproducente. Però finché, se uno sa che tra 7 mesi, tra 5 mesi inizia a girare, prende, insomma, continua a migliorare finché si può migliorare. Ecco. Non bisogna mai, insomma, non bisogna mai mandare, perdere la guardia. Scusatemi, io vi chiedo scusa, ma ci sono, siccome ci sono i ragazzi di Tivoli devono prendere il treno, quindi loro sono lì in fondo, non volevano uscire senza... Voleva dire qualcosa? No. Volevano appunto salutarvi. Va bene, no, se non ci sono altre domande noi non facciamo altro che ringraziare molto, ricordatevi che dovete scrivere la critica di questo film entro le ore 20 la dovete mandare per partecipare al premio per la migliore recensione per questo film e votare sulla, quella è la cosa più facile, ci mettete mezzo secondo, perché voi stabilite, concorrete al primo premio del festival, cioè il premio Cinema Giovane propriamente detto, e però assegnate un vostro premio opera preferita dagli studenti, quindi avete una responsabilità, esercitata nel migliore dei modi. Noi siamo disponibili a corrompere. Sì, sono disponibili. Noi paghiamo. Allora, scusate, se voi di Tivoli volete andare, perché siccome c'è lui che vuole fare una domanda, potete andare, altrimenti aspettate. Ecco, l'ultima domanda. Vai col microfono. Io posso raccontare un secondo una... della professoressa di prima. In realtà avevamo l'esigenza di raccontare la richiesta d'aiuto degli occupanti fatta al Santo Padre nell'arrivo del cerimoniere. A un certo punto ci siamo chiesti, e così è nata poi la collaborazione con Talarico, il cantautore, come facciamo a mettere in scena questa lettera senza fare Dottor Peppino metti punto punto e virgola, e facciamola cantare a un cantautore, è così nata questa collaborazione con Talarico, che ci ha regalato questo pezzo che neanche ci aspettavamo così. Vai. Una domanda, cioè per gli oggetti di scena come i veicoli della polizia, gli attrezzi come i manganelli. Pagare, tutto aspettato. Cioè fate una collaborazione con le scene? No, assolutamente no. Ma sono falsi. No, sono finti, sono tutta roba noleggiata dalla scenografia, dai service che noleggiano i veicoli della polizia e le uniformi. La collaborazione no, perché sapevo dove arrivare, la collaborazione con la polizia non ci fu stata semplicemente perché la polizia non avrebbe mai approvato questa sceneggiatura. Perché per loro, insomma, una storia che tratta la polizia deve essere molto pulita, televisiva, un po' fiction, diciamo un po' standardizzata, dove i poliziotti parlano in dizione, dove insomma ci sono i buoni, ci sono i cattivi, non c'è la materia grigia. Perché ragionano un po', perché loro sanno che il reparto mobile è questo, però ragionando un po' da burocrati bisogna avere delle cose molto semplici, chiare, bianco e nero, ecco. Però mi pare di aver letto che il
protagonista, che è Germano Gentile, ha affiancato, mi pare, qualcuno della cellere per un po', per impratichirsi e per capire bene come funziona la cellere. Sì, sì, ecco, portato, tornando al discorso che aveva anticipato Giuseppe, noi abbiamo fatto tante ricerche sul campo, sia al reparto mobile che alla casa occupata. Il reparto mobile abbiamo conosciuto dei poliziotti veri, dei cellerini veri, qualcuno democratico, qualcuno totalmente fascio fuori di testa, e abbiamo... no, beh, io l'ho conosciuto perché è democratico. E abbiamo, per entrare al meglio nel personaggio di Daniel a Germano, ho fatto conoscere questo poliziotto che è diventato il suo mentore per la preparazione del film, anche non solo a lui, anche all'attore che interpreta Aquila, che Aquila in qualche modo è ispirato a questo nostro amico conoscente della cellula. Ma questo amico si è prestato gratuitamente al di fuori del suo radio? Sì, sì, perché loro sono tutti mitomani, quindi basta, l'importante è che se ne parli, sia male, che sia bene, male, l'importante è che se ne parli. Quindi non ha affiancato il protagonista, l'attore protagonista, durante le ore di lavoro, ma al di fuori? Al di fuori, prima di andare sul set. No, voglio dire, fuori del suo orario di lavoro da cervellino. Lui diceva, non sapevo quali sono i suoi, cioè, lui diceva, venite, mi sono liberato, oggi non vado, quindi... Ecco, cioè non ha... Si aveva timbrato il cartellino... Non lo sapete, vabbè, d'accordo, però... Voglio dire, non è che è stato coinvolto l'attore in azioni della cellula reale, perché questo non sarebbe stato consentito. No, sarebbe stato anche possibile, solo che in realtà poi diventava un po' una gabbia, cioè anche una questione di tempi, cioè, anche rispetto al cortometraggio che... Vabbè, ma anche problemi assicurativi, legali, autorizzativi, no? Sarebbe stato un bel problema. Allora, se non ci sono altre domande... Chiaramente vi abbiamo già ricordato cosa dovete fare, quali sono i vostri doveri, e quindi ringraziamo e salutiamo con grande gratitudine Gleb Papou, il sceneggiatore e regista, Giuseppe Brigante e Emanuele Nochi. Grazie per la partecipazione. Allora, spegniamo.